Bentrovati al TG6, iniziamo subito il nostro giornale andando a Teramo per il bicentenario della polizia penitenziaria. Tanti problemi nel carcere di Castrogno che sono emersi anche in questa giornata di celebrazioni, dal sovraffollamento alla carenza di personale. Come detto, oggi festa non solo nel carcere teramano ma anche negli altri istituti di pena, festa a cui non ha partecipato il sindacato di categoria della Polizia Penitenziaria, il SAPPE, in protesta rispetto alle assunzioni fatte dal Ministero della Giustizia e reputate insufficienti. Andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bonici Castelli. La celebrazione del bicentenario di vita della Polizia Penitenziaria, che si è svolta in forma solenne al carcere di Castrogno di Teramo, è stata l'occasione per fare il punto su una serie di emergenze vissute da carcerati ed operatori all'interno della casa circondariale teramana. Sovraffollamento e carenza di personale sono due criticità che non possono passare inosservate per chi legge i dati riguardanti appunto Castrogno. 387 detenuti invece dei 250 previsti, 160 guardie penitenziarie, il giusto rapporto dovrebbe essere invece di due guardie ogni carcerato e con una carenza del 30% e del 50% di sottufficiali. Uno dei problemi maggiori è data dalla peculiarità dei detenuti che accoglie Castrogno. Noi accogliamo molti circuiti penitenziari, praticamente tutti, dagli alta sicurezza ai protetti, ai detenuti comuni, al femminile. Ovviamente questa varia tipologia di detenuti comporta delle dinamiche di sicurezza diverse, infatti tra loro non si possono incontrare le varie tipologie. E non solo, Castrogno accoglie anche moltissimi detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza o problematiche psichiatriche che inevitabilmente comportano un maggior livello di attenzione, un maggior livello di lavoro da parte di tutto il personale coinvolto. Cosa chiedete? Beh, noi ci piacerebbe avere dei numeri diversi da quelli che abbiamo adesso, quindi dete qualche detenuto in meno, perché comunque il problema del sovraffollamento interessa fortemente Castrogno, e ci piacerebbe avere qualche unità di personale in più perché ce n'è poco. Sappiamo che il sovraffollamento è una delle criticità ormai remote, la stiamo rivivendo nell'ultimo periodo nonostante quei tentativi, quei sollievi di 1° gennaio del 2017, quando ci fu uno sfollamento di un certo numero di persone a seguito delle criticità ambientali che hanno caratterizzato non solo Teramo ma in particolar modo anche questo carcere. Ci vorrebbe più personale? Sappiamo benissimo che in un'esigenza che si vive attualmente, che è quella di modernizzazione dell'ambiente penitenziario, in cui si parla tanto di vigilanza dinamica, di strutture all'avanguardia con telecamere, modi di custodialità più aperti e distensivi e rispettosi delle esigenze di dignità del detenuto, sappiamo che il Parlamento deve comunque prendere atto di questa criticità. Alla celebrazione del bicentenario della Polizia Penitenziaria a Castrogno non ha partecipato il sindacato SAPPE, una protesta su tutto il territorio nazionale contro le assunzioni fatte dal Ministero della Giustizia ritenute assolutamente insufficienti. E adesso andiamo all'Aquila, dove si è festeggiato il 110° anniversario della CGIL aquilana. Oggi un giorno speciale con le celebrazioni ed un convegno a cui ha partecipato il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Vediamo il servizio. La Intex non può sedere al tavolo della regione, partecipare ai progetti e poi licenziare i lavoratori. Mentre i lavoratori dello stabilimento aquilano, che ha annunciato la chiusura nel sito dell'Aquila, protestano fuori la regione, la Camusso, segretario nazionale della CGIL, richiama l'azienda alle sue responsabilità e la invita alla coerenza. Intex è un'azienda che sta al tavolo della regione sui processi di innovazione tecnologica e credo che bisogna chiedergli delle coerenze di comportamento, perché non ci si può immaginare che un'azienda partecipi di progetti e contemporaneamente la licenzi le risorse, le esperienze, le competenze che ha qui nel territorio. Quindi la prima cosa che facciamo è chiedere alla Regione un intervento e ovviamente che determini anche le soluzioni occupazionali e non la procedura di licenziamento che ieri è stata avviata. Susanna Camusso, nel suo discorso all'Aquila, ha parlato anche del master plan per il Sud. Si è detta contraria, soprattutto per la forma del master plan. Manca infatti l'idea e sa tanto di spargimento di risorse a pioggia. Il master plan, come è stato costruito, manca di una cosa fondamentale. Quale obiettivo
di sviluppo e di qualità delle regioni meridionali ci si propone? Quale idea, come dire, che sia trasversale all'insieme delle regioni e dei termini degli obiettivi? Ha molto più l'aria di essere stata una scelta che invece ha, come dire, ricompattato i tanti rivoli dei progetti che precedentemente c'erano, ha distribuito delle risorse a pioggia. Un paese che ha poche risorse ma che soprattutto ha un divario così alto tra il sud e il nord del paese avrebbe invece bisogno di individuare quali sono le traiettorie di sviluppo su cui investe. Sull'Aquila e la sua ricostruzione dice: siamo in ritardo, ma non basta ricostruire le strade, le case, le aziende, servono politiche di sviluppo che diano innanzitutto occupazione. Come anche nel Mezzogiorno ci sia investimento sull'innovazione, non ci sia semplicemente trasferimento, che vuol dire ricerca, vuol dire trasferimento tecnologico sulla piccola impresa, vuol dire fare di più di alcuni progetti che pure sono importanti, che sono iniziati, penso al 5G, ma penso anche al tema delle auto connesse, cioè ci sono delle cose, bisogna sicuramente fare molto di più e credo anche che chiedere di più alle imprese in termini di stabilizzazione del lavoro, di certezza di presenza sul territorio, in particolare a quelle imprese a alto valore aggiunto come tutto il settore farmaceutico. E proseguiamo con una notizia di cronaca che arriva da Lanciano. Marco Natale, 57 anni, portantino dell'ospedale Renzetti, si è schiantato contro un albero a bordo della sua Alfa 156 che vedete nelle immagini. Dopo aver urtato un'altra auto parcheggiata lungo la strada, che a seguito dell'impatto è stata spalzata sul lato opposto, l'uomo era appena uscito di casa per recarsi al lavoro poco dopo le 7:30 e la causa dell'incidente dovrebbe essere stata un malore. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che è stata allertata da alcuni residenti. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo senza successo. Testimone di quanto accaduto una passante che ha raccontato la dinamica dell'incidente ai carabinieri. L'area è stata transennata e chiusa al traffico per oltre tre ore. Sul posto sono accorsi anche i familiari dell'uomo, allertati dalle forze dell'ordine della morte del congiunto. Adesso torniamo all'Aquila perché è resa dei conti all'interno del Partito Democratico Comunale dopo la sconfitta alle amministrative. Il PD si sta riorganizzando in vista dei congressi e torna in campo anche l'ex sindaco del capoluogo di regione Massimo Cialente. Sentiamo insieme il servizio. Segreteria provinciale e comunale. La riorganizzazione del Partito Democratico dopo la botta presa alle comunali passa anche per questi due step. Per la provinciale quasi certa la candidatura del segretario comunale del PD Stefano Albano. Per la segreteria comunale la candidatura dell'ex sindaco Massimo Cialente, che ha deciso di tornare in campo, ha spiazzato un po' tutti. Ma non sarà solo, perché lo sfiderà l'ex assessore Maurizio Capri e probabilmente scenderà in campo anche l'ex assessore Emanuela Di Giovan Battista. Ma per il momento sereno, ci sono state le prime candidature, non è escluso che ce ne siano anche altre, insomma c'è del tempo, è chiaro che si comincia a entrare insomma nell'ambito di una discussione, di un confronto che secondo me è utile oltre che necessario per il fatto che insomma usciamo da una sconfitta alle elezioni, ci sono stati sicuramente dei risvolti negativi anche rispetto dell'elettorato e quindi è giusto appunto fermarci attraverso un confronto vero, sincero, a capire le ragioni insomma della sconfitta, ma soprattutto con quali strumenti, con quale rinnovato entusiasmo e programmi affrontiamo insomma questa nuova fase. Lo scontro aquilano dovrebbe giocarsi anche dentro quello delle correnti nazionali. Cialente, Albano e la Di Giovan Battista sono orlandiani, mentre Capri è renziano come Di Benedetto, il grande sconfitto alle comunali. Sa tanto di resa dei conti, mentre l'ex sindaco Cialente tira in ballo i vecchi del partito e questo a molti non è piaciuto. Questa forse è la parte che condivido meno del suo intervento, perché del resto nessuno mai ha chiuso le porte ai vecchi compagni, ai vecchi tesserati che sono sempre stati considerati una risorsa. Di fatto nella fisiologia delle cose oggi bisognerebbe invece puntare ad aprire il partito anche alle giovani energie, perché è un processo naturale insomma che va alimentato. Pensare di guardare soltanto ai vecchi ricordi senza capire che oggi probabilmente occorre pensare ad un partito che anche nella sua forma sia più attraente, attrattivo per i giovani, quindi capire con quale formula
esserlo è sicuramente il punto centrale secondo me, quindi bene, ma non c'è mai stata una chiusura sui tesserati storici, però ecco, dobbiamo guardare con molta attenzione alle nuove energie. Torniamo a Teramo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise sarà protagonista del G7 della veterinaria che si terrà a Roma il prossimo 5 ottobre. Si parlerà dei progressi fatti nei sistemi informatici per la raccolta dei dati al fine di garantire la sanità pubblica veterinaria. Vediamo insieme il servizio. Il 5 ottobre a Roma l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise di Teramo sarà protagonista al G7 dedicato alla veterinaria. In quella data si riuniranno i capi servizi veterinari dei 7 paesi maggiormente industrializzati e si affronteranno temi importanti come la raccolta dati e il sistema informatico. L'IZS Teramano, su richiesta del Ministero della Salute, presenterà la propria esperienza nei sistemi informatici e banche dati per i quali è centro di referenza nazionale. Ci sarà un G7 dei capi servizi veterinari in Italia il prossimo 5 ottobre. È il secondo G7, dopo quello di Tokyo ci sarà un G7 veterinario a Roma e noi vorremmo presentare in quell'occasione quello che è il nostro sistema di raccolta dei dati dal punto di vista informatico a tutela della salute umana, della salute pubblica e dell'ambiente. E quindi Teramo ha già preparato qualche cosa da presentare per i nostri ospiti. Al G7 di Roma si parlerà anche di emergenze veterinarie non epidemiche, come quella vissuta dall'Abruzzo a gennaio scorso, quando sisma e terremoto hanno fatto crollare centinaia di stalle e morire migliaia di animali. In quell'occasione l'IZS di Teramo si attivò in un'unità operativa di emergenza con risultati significativi. Che giorni tremendi sono stati quelli di gennaio? Beh, ripensare a quei giorni oggi non è facile, nel senso che effettivamente è stata un'altra volta una sfida sul piano professionale e sul piano umano. In quella circostanza io ricordo distintamente che ci muovemmo subito per coordinarci con i servizi veterinari regionali. Dopo quel passaggio venimmo convocati immediatamente dal prefetto di Teramo, che ha istituito il centro di coordinamento dei servizi. Ricordo anche che quella giornata venne il ministro Martina, facemmo il punto della situazione e ricordo anche distintamente che il tema animale suscitò una reazione nella misura in cui si riteneva in quel momento eccessivo parlare di questo tema rispetto al fatto che le persone avessero necessità urgenti. Ma questo è il segnale di quanto il sistema di sanità pubblica veterinaria, il sistema veterinario fosse già pronto in quei primissimi momenti a reagire in maniera coordinata e dare supporto agli animali, alle persone attraverso l'assistenza ai loro animali. Ora ci spostiamo a Chieti e andiamo all'ospedale dove è stato inaugurato questa mattina il reparto di reumatologia pediatrica, una eccellenza per la sanità abruzzese. Paolo Renzetti. Presidente D'Alfonso, l'inaugurazione del reparto oggi di reumatologia pediatrica è un altro passo avanti per la crescita dell'ospedale di Chieti. Questa è un'eccellenza non solo per Chieti, per l'Abruzzo ma anche oltre, per la bravura dei medici con a capo Luciana Breda, per la tradizione di correttezza dei familiari dei pazienti, per il bisogno dei pazienti che sono questi bambini straordinari e anche perché tutto è partito con un gesto di straordinaria volontà e competenza dei medici che incontrando i familiari hanno creato questa eccellenza. Voglio ringraziare i due imprenditori che si sono fatti carico di responsabilità sociale d'impresa, la Walter Tosto S.P.A. e la Toto S.P.A. Questa opera c'è grazie ad una composizione di sforzi ed è bello che la comunità interviene e si fa carico dei vuoti del potere pubblico. Si dimostra ogni qualvolta investiamo sulla sanità che cerchiamo di specializzare i nostri presidi, di dargli alcune vocazioni che sono non solo regionali ma che si rivolgono anche a altri territori del nostro paese, investendo su delle professionalità molto importanti come quella appunto che rappresenta Luciana Breda con tutti i suoi collaboratori e che mette ovviamente un altro tassello nell'innalzamento della qualità dei nostri servizi. In questo campo
molto molto particolare perché è rivolto ai bambini nel caso di specie. In questo reparto noi ci occupiamo di bambini che soffrono di malattie reumatologiche croniche. Si tratta di patologie che colpiscono prevalentemente l'apparato muscolo-scheletrico, ma possono interessare anche altri organi come l'occhio, l'intestino, la cute, i polmoni, il rene, il cuore. Quindi c'è bisogno di un team di esperti che si occupa di questi bambini. Certo, noi siamo partiti negli anni 90, il centro regionale di reumatologia pediatrica è stato istituito nel 1997, siamo al ventennio e in questi vent'anni abbiamo fatto tante cose insieme all'associazione Arara Onlus, ma di strada ne abbiamo ancora tanta da fare. Il nostro obiettivo è sempre curare al meglio e migliorare la qualità di vita di questi piccoli pazienti. Al Comune di Pescara continua lo scontro sulle mense scolastiche e sulla gestione appunto del servizio di ristorazione per gli alunni. Si acuisce lo scontro fra l'assessore Giacomo Cuzzi e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimiliano Di Pillo, che questa mattina ha risposto proprio a quanto affermato dall'assessore Cuzzi in una conferenza stampa in cui aveva garantito che la pasta servita agli studenti era perfettamente idonea al capitolato con grano italiano nonostante i risparmi per l'ente. Sentiamo. La grande balla la dice l'assessore Cuzzi e i suoi collaboratori, perché sicuramente rispetto a questo problema noi abbiamo documentazione di un messaggio WhatsApp del sottoscritto. Attraverso questo messaggio ci dicono tranquillamente e serenamente che è una miscela di grani nazionali e internazionali. Questa è la realtà, ma non è soltanto questo il problema è il capitolato speciale d'appalto che prevedeva non soltanto il discorso della pasta con grano coltivato e prodotto in Italia, ma il fatto che sia stata modificata a novembre il tipo di pasta che era stata fornita ai bambini nelle mense. Il discorso non si basa solo esclusivamente sulla pasta, noi non abbiamo fatto nessun tipo di allarmismo, abbiamo soltanto detto che attraverso un nostro un esposto mio e del deputato Colletti, la magistratura di Pescara ha ritenuto opportuno aprire un'indagine. Evidentemente c'è qualcosa che non va, ci sono altri elementi, ci sono elementi in riferimento al software, dell'utilizzo del software per il pagamento e per il conteggio soprattutto degli alunni, ci sono i lavori ancora svolti che sono previsti nel capitolato e che erano previsti nel progetto tecnico della ditta che fornisce in questo momento il servizio. Quindi i problemi sono tanti, forse Cuzzi continua a dire lui delle grandi balle. Torna il prossimo 29 di settembre la manifestazione Sharper, la notte dei ricercatori, che si svolgerà in contemporanea in 300 città di tutta Europa. Il centro storico del capoluogo di regione, L'Aquila, diventerà teatro di esperimenti, laboratori e spettacoli. Vediamo. Anche L'Aquila si accende per la Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà venerdì 29 settembre in 300 città europee. Sharper animerà la città con tantissime proposte di iniziative, con la scienza al centro. E il centro dell'Aquila, grazie alle iniziative del Gran Sasso Science Institute, dell'Università degli Studi dell'Aquila e dei laboratori del Gran Sasso, diventerà il luogo in cui attività, laboratori interattivi, conferenze, spettacoli ed esperimenti scientifici vedranno come protagonisti ricercatori e cittadini. Quando dico noi, dico il Gran Sasso Science Institute, ma anche l'Università dell'Aquila naturalmente e i laboratori del Gran Sasso, vogliamo che questo appuntamento diventi una tradizione per l'Aquila, un appuntamento fisso, e è quello in cui cerchiamo di in tutta la città organizzare spettacoli, exhibit, conferenze, stimolare la curiosità di tutti i cittadini e anche soprattutto dei giovani naturalmente, avvicinandoli a quelle che sono le tematiche della ricerca e a fargli capire quanto può essere bello, interessante, affascinante appunto fare ricerca. Abbiamo bisogno di più ricercatori, abbiamo bisogno di più laureati in realtà, l'Italia è in fondo alle classifiche da questo punto di vista dei paesi più importanti, quindi c'è un gap da recuperare e secondo me
per recuperare questo gap, oltre che fare il solito appello, diciamo così, al governo, in realtà c'è anche da stimolare nei cittadini il desiderio di iscriversi all'università, di studiare di più, di fare la ricerca. Gli appuntamenti inizieranno nel pomeriggio e dureranno per tutta la notte a scandire una giornata che finora ha sempre riscosso molto successo. Tra quelli di maggio spicco emerge anche la presenza della Polizia Scientifica e del RIS di Roma, che mostreranno ai cittadini alcuni aspetti interessanti dell'investigazione scientifica. Ovviamente spazio anche al divertimento con una caccia al tesoro speciale o Dance on the Fluid, che darà la possibilità a tutti di ballare come se si fosse sul mare. Tra le proposte dell'Ateneo Aquilano spicca anche la presentazione del nascente polo museale dell'Ateneo a Palazzo Camponeschi, che sarà aperto per l'occasione in anteprima. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dunque dal Pescara. Seduta di rifinitura questa mattina per gli uomini guidati da Zeman. Questo pomeriggio partenza con volo charter per Cremona, dove domani i biancazzurri, che sono reduci da 3 pareggi consecutivi in rimonta, sfideranno la neopromossa compagine allenata da Tesser. Zeman è privo di 7 elementi, tra cui Proietti, Perrotta e Mancuso. In difesa la coppia centrale sarà quasi certamente Bovo Coda, mentre a sinistra potrebbe essere il turno di Balzano al posto di Mazzotta. A destra invece il solito ballottaggio fra Zampano e Crescenzi, con il primo che risulta favorito. In mediana, probabile inserimento in cabina di regia di Carraro, con il ritorno di Brugman al ruolo di mezzala. Valsania invece dovrebbe andare in panchina. Davanti non dovrebbero esserci novità. Dopo la rifinitura c'è stata la conferenza stampa tradizionale prepartita del tecnico Zeman, che andiamo ad ascoltare. È stato più complicato lavorare in questi giorni? Non è stato più complicato. È più facile correggere 2 errori che tutta la partita. Io ripeto, la squadra ha fatto partita sufficiente, poi l'avversario ha fatto 2 tiri, 2 gol su errori nostri. Vabbè, ma dei singoli, per me è sempre la squadra che devo giudicare, poi che su errori lì singoli si prendono gol, ma i singoli non si possono ricambiare, devono acquisire la concentrazione giusta per giocare ogni palla con lo stesso impegno. Brugman gioca, poi si vede dopo. Bisogna vedere che cosa uno chiede da un regista. Lei che cosa chiederebbe per la partita di domani, per la partita di Cremona, a Brugman? Di costruire gioco per la squadra. E quindi va bene in quella posizione? In quella posizione deve costruire la palla. Lui ha giocato 115 palloni, di cui 100 inutili, che è un brutto numero. Perché è troppo lontano dagli attaccanti, così. Sì. Se gioca a mezzala è più vicino e ci viene meglio. Ci può dare quelle che sono le indicazioni migliori su Carraro, cioè sulle sue caratteristiche? Vabbè, lui è regista nato, quindi no, tipo già da mezzala si troverebbe male, mentre Brugman può fare questo e altro. E fisicamente sicuramente è superiore a Brugman. Il discorso di nuovo di esperienza, lui giocando in primavera, specialmente da Firenze, si giocava sotto ritmo, si deve abituare a giocare con ritmo e anche lì di essere più propositivo e non giocare solo per non perdere la palla. E sulla Cremonese? Vabbè, una buona squadra con giocatori esperti, anche se provengono dalla Serie C, giocano un calcio abbastanza semplice, ma sempre equilibrato, è fase difensiva e fase offensiva.
Ed ora ci spostiamo sul fronte cremonese, dove si annunciano novità per via degli infortuni occorsi all'ex Croce e a Clayton Dos Santos. Spazio a Cavione e Marconi, in attacco Paulinho insidia Brighenti, mentre come trequartista potrebbe giocare l'ex lancianese Piccolo. Ascoltiamo le parole del tecnico grigio-rosso Tesser. Ci sono queste due problematiche di Clayton e Croce che sicuramente non sono disponibili per domani. Paulinho recuperato, sta bene. Abbiamo Mukulu che è acciaccato da quella partita, ancora non si è mai allenato, però spero di poterlo almeno portare in panchina. Gli altri stanno bene, sicuramente un po' stanchi, ma come sarà stanco il Pescara, la terza partita di una settimana. Partite intense tutte e due, quelle che sono state perlomeno le nostre, impegnative, intense. E domani ci serve fare un'altra perché troviamo di fronte a una grande squadra, una squadra che gioca un'intensità incredibile. No, ho detto che c'è una squadra che viene ferita, ha subito la voglia di riscattarsi, questo deve essere anche noi. Dobbiamo riprendere a fare punti, dobbiamo riprendere la marcia che muove la classifica, va sempre bene. Zeman ha una mentalità molto offensiva, per me Zeman è un maestro di calcio, penso che sia un allenatore riconosciuto da tutti perché le sue squadre veramente giocano in maniera molto bella da vedersi, veramente concreta, anche perché miglior attacco, e quindi faccio solo i complimenti di fronte a quello che, ripeto, è un maestro di calcio, secondo me, che insegna a giocare a calcio. Il Pescara è un'ottima squadra, è reduce dalla retrocessione dello scorso anno, hanno mantenuto una parte soprattutto in difesa di giocatori, hanno cambiato prevalentemente la fase offensiva con dei giovani molto interessanti, di qualità, giocano bene, giocano ariosi, giocano sulle fasce laterali, è un calcio veloce, brillantissimo, lo sviluppano molto bene, pieno di qualità. Dovremmo essere molto molto bravi a tenere le distanze, cercare di arginarli, perché fermarli è impossibile, perché penso che tutte le squadre, anche squadre importanti come Frosinone, che sappiamo che con il Palermo sono le due vere squadre favorite per la promozione, ha fatto fatica a contenere queste folate di questa squadra, quindi dobbiamo contenerle il più possibile e poi far bene la fase di possesso nostra. Scendiamo di categoria, parliamo adesso del Teramo, penultima seduta di allenamento per i biancorossi prima della dura trasferta di Pordenone contro la prima della classe. Il tecnico Asta prova un modulo leggermente più prudente, il 4-4-2, mentre è sempre più vicino il rientro di Stefano Amadio. L'attaccante Ciro Foggia parla del momento che sta attraversando la squadra e non si spaventa per la prossima gara a Pordenone. Dice: cercheremo di attaccare e comunque di vincere la partita. Sentiamo. Sì, era importante comunque fare una buona prestazione. Poi comunque è venuto il gol e siamo riusciti anche a vincere la partita. Però comunque tutto sommato le mie prestazioni stanno crescendo sempre domenica dopo domenica. Io do sempre il massimo. E comunque quando viene il gol è sempre un di più. Sì, secondo me c'era più quello di prima che quello che ha dato il rigore. Però comunque per le somme c'era il calcio di rigore, meno male che me l'ha dato, che comunque a Vicenza un rigore netto non me l'ha dato. Sì, comunque erano due partite che sono andato vicino, l'attaccante comunque viveva il gol, sono stato contento comunque, l'ho trovato anche sul calcio di rigore, comunque sempre un gol importante, ha contribuito alla vittoria della squadra. Andiamo sempre con il nostro atteggiamento, sempre comunque di offendere, di attaccare gli avversari. Sicuramente sappiamo che il Pordenone è una squadra importante, con questa prima in classifica, però andiamo là con la nostra naturalezza e ce la giocheremo a viso aperto. È un po' quello che mi chiede il mister, comunque poi la mia caratteristica è quella, è comunque di aiutare sia al centrocampo che in attacco, di fare tanto movimento, comunque di prestare tutti e di cercare comunque di abbassarmi sui centrocampisti per dare una mano, dai. Secondo me a livello mentale, a livello di gestione della partita, perché noi vogliamo sempre affondare, sempre andare in avanti, dobbiamo capire che in certi momenti della partita bisogna anche tenere un po' la palla e far respirare comunque un po', perché comunque andiamo sempre, attacchiamo sempre, comunque pure domenica è capitato sul 3-1, abbiamo rischiato un paio di volte anche sul 2-1, il 2-2, sul 3-1 abbiamo preso il 3-2 che poi si era aperto la partita, dobbiamo gestirla meglio.
Lasciamo il calcio, cambiamo disciplina adesso per occuparci di golf. Nel corso della competizione Alps Tour, il presidente della Federgolf ha parlato diffusamente della situazione del Miglianico Golf Club, una delle isole felici, le poche rimaste per quanto riguarda il golf nel centro-sud Italia. Sentiamo l'intervista di Paolo Sinibaldi. Presidente Franco Chimenti, intanto partiamo dal suo legame con l'Abruzzo del golf, con l'Abruzzo di Miglianico che ospita l'Alps Tour. Sì, l'Abruzzo di Miglianico è veramente una realtà del golf nel sud, purtroppo non facilmente ripetibile, purtroppo devo dire, e con amarezza dico questo. Questo a vantaggio di quello che è stato fatto in questa location, che dimostrerebbe che se si facesse altrettanto dalle altre parti il golf potrebbe rappresentare una risorsa non tanto per il sud quanto per addirittura per il paese, e invece questo non si capisce, non si sfrutta questa, il sole, non si sfrutta la bellezza del sud e tante altre cose importantissime che si associano a un turismo ricco come quello golfistico, e a questo punto non si capisce e non si va per una certa strada. Qui lo hanno capito, come lo hanno capito certamente in altre sedi, in Sicilia, in Puglia, eccetera, ma ci sono delle regioni che purtroppo non rispondono ai nostri continui appelli, richiami, eccetera. Questa invece è una realtà fantastica, io sono felice di esserci perché si celebra una situazione di grande privilegio per il golf. Il tutto si incastona in un discorso più ampio che è quello che porta Ryder Cup 2022. Io a microfoni spenti l'ho sentita essere molto incisiva su questo argomento. Sì, molto incisivo, perché praticamente l'Italia si è aggiudicata una competizione impossibile, impossibile, perché noi golfisticamente parlando ci stiamo evolvendo, ma non siamo così evoluti come e si potrebbe immaginare, eppure in questa situazione siamo riusciti a prevalere e questo ci induce ad essere molto ottimisti. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.